Una delle fortune più belle che ho avuto recentemente è stato quello di poter assistere anche Don Javier Echevarría. Si è ricoverato qui al campus per una patologia che pensavamo fosse risolvibile e in realtà poi ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita qua. E attraverso questa occasione io ho potuto vedere alla fonte che cos'è l'opera, perché effettivamente ciò che vivevo e che continuo a vivere nei centri dell'Opus Dei o con le persone dell'opera dell'Opus Dei che conosco, tutte queste cose le ho viste esattamente alla fonte come le viveva Don Javier. Per esempio, a un'infermiera che stava facendo il turno notturno si è stupito dicendo: "Ma quante ore è che stai qua?" E lei gli ha risposto: "Padre, sono qui perché lo prevede il turno notturno." Ma lui si ricordava che lei aveva un marito e quindi le ha detto: "Sei qua da troppo tempo, tu adesso esci, chiami tuo marito e gli dici che gli vuoi bene." E lei effettivamente è uscita dalla stanza, ha chiamato il marito e il marito, stupito, dicendo: "Che è successo?" "No, volevo solo dirti che ti voglio bene." Mi ha colpito il fatto che lui, per avvicinare le persone a Dio, non faceva tanti sermoni, non faceva tante meditazioni, ma ha conquistato qualsiasi persona che si è avvicinata a lui semplicemente interessandosi di quella singola persona. Si ricordava in memoria di tutto quello di cui le persone stavano a cuore, cioè il marito, i figli, la vita passata. Ci ha impressionato come nei primi giorni già conosceva molto meglio le infermiere rispetto a quanto conoscevamo noi. E questo suo affetto per ogni singola persona che entrava nella sua stanza e questo suo affetto che viveva anche con le persone dell'opera, dell'Opus Dei, comunque che stavano con lui, mi ha fatto capire ancora più a fondo come portare le persone a Dio e come voler bene alle persone veramente con il cuore.